Signore e signori, la nostra nuova campionessa Tiziana. E qua la parola. La sua prima ghigliottina vale 120.000 euro. Non ti distraggo, vai, vai, fai la cuffia, vedo che scalpiti, è giusto giocare, magari anche a casa, dice forza, dice ste parole che vogliamo giocare, ci dobbiamo sfidare. Allora, Hereditiers, ghigliottiniste e ghigliottinisti, ma soprattutto Tiziana, posso andare? Certo. Si parte, prima coppia di parole per la ghigliottina di questa sera. Fiducia. Speranza. Fiducia. Ghigliottina. Ripartiamo da speranza. Seconda parola. Forse ricetta o forse medicina. Ricetta. Ghigliottina. Brava. Corregge subito il tiro Tiziana. Condanna. Giovanna. Condanna. Ghigliottina. Le prime tre sono speranza, ricetta, Giovanna. La quarta. Consigli. Conferme. Consigli. Ghigliottina. Brava. Arriva la quinta coppia. Start. Sprint. Sprint. Ghigliottina. Brava, e giocherai per 30.000 euro. Speranza, ricetta, Giovanna, consigli, sprint. Un minuto da adesso, Tiziana, buona fortuna, dai! Il suono è quello là, quello che dice che ora o mai più bisogna consegnare, che è scritto subito, Tiziano, non sbaglio? Sì. Quasi subito. Poi non ci ha più ripensato, non ha cancellato, non ha cambiato. Se non faccio così, se non faccio così, non lo faccio. Fino all'ultimo lo ricordo sempre, potete cancellare e cambiare parola. Puoi sistemarla là gentilmente, la nostra nuova campionessa Tiziana, le professoresse lì a fare il tifo. Io da questa parte, la nostra nuova campionessa che arriva un po' dappertutto, sì, di Caserta, ma poi vive a Livorno, ma poi mi ha detto Flavio, ma pure da Genova, ma pure Londra. Londra. Poi sì. Che altro? Dobbiamo sapere altre città? Beh, Procida. Ah, vivendo proprio a Procida. Sì, sì, sì. Caro mio, che fortuna. Vivere a Procida. Bello essere itineranti, in un certo senso. Per ora rimani qui all'eredità un po'? Spero. Allora, gioca la sua prima ghigliottina, la nostra nuova campionessa Tiziana, con le parole speranza, ricetta, Giovanna, consigli e sprint. Avete scritto a casa ghigliottiniste, ghigliottinisti, Hereditiers? Questa è la parola che di sicuro vale 30.000 euro. È la stessa che ha scritto Tiziana, speriamo di sì. Allora Tiziana, adesso conduci tu. Io mi taccio, mi godo lo spettacolo insieme alle professoresse, alle amiche e agli amici. E tu ci racconti perché hai scritto la parola che hai scritto. Tutto, prego. Perché ho pensato
devo dirla subito a questo punto. No, facci pure un po' di suspense. No, perché ho pensato a una delle persone che mi sta più a cuore al mondo e che è la mia nonna. Perché con Sprint ho pensato alla mia nonna Sprint, che come la chiamiamo noi amorevolmente, cugine, zie, mamma. E poi con consigli, nonna, chi meglio di lei può dare dei consigli? Aspetta, ma in tutto questo, cioè, hai scritto nonna? Sì. No, perché magari sei dopo un quarto che parli, dice, quindi ho scritto alabastro. Ci fai vedere? È per questo che... Nonna. In caratteri cirillici cuneiformi. Hai ragione. Nonna, non so. In caso se hai vinto devo parlare con le nostre notaie per capire se quella grandezza vale. Non sto scherzando. Allora, c'è scritto nonna, c'è scritto nonna. Sì. Allora, quindi tu dici, tua nonna che si chiama? Mia nonna Pina. Nonna Pina? Sì. Vabbè, ma è una battuta? No, veramente. Con le tagliatelle di nonna? Le fa anche ottime, oltretutto. Ah, le fa come nella canzone, le taglia... Certo. Allora, nonna Pina che salutiamo. Sì. Ti faccio notare una cosa, che è vero, vivi a Livorno, Genova, Londra e coso, però quando hai detto nonna è una delle persone che mi stanno più a cuore, uè, è uscito cuore. A cuore. Ginevra si è commossa. Beh, certo. O cuore, tengo cuore, napoletano. Allora, nonna, che mi hai detto? Nonna Sprint, una nonna particolarmente gagliarda come la tua, come poi, nonna Pina. Esatto, consigli della nonna, chi meglio di lei appunto può dare dei consigli proprio di certo. Vita. Hai ragione, consiglia nonna. Nonna Giovanna, non lo so. Abbiamo una nonna Giovanna? Ci sarà una nonna Giovanna. Che non so però se vale, dice sì, mia nonna si chiama Giovanna, però non so se può fare fede per vincere 30.000 euro. Non lo so. Ricetta della nonna, io e fino lì. Cerco di capire tutti i segreti della sua cucina, cosa impossibile perché è fantastica. E nonna Speranza mi ricordava qualcosa, però non voglio assolutamente... buttarmi nel dire baggianate di sorta, perché nonna Speranza mi ricordava qualcosa ma non so collegarlo a niente in particolare al momento. Che ti ricorda? Tipo, se dovessi osare, nonna Speranza diresti una? Canzone. Solo questo. Per assonanza forse, per non lo so. Davvero non so più come arrampicarmi sugli specchi, Fabio. Davvero. Allora, vuoi saperlo da Speranza o da Giovanna? Da Speranza, che mi piace di più. Non è una canzone, mannaggia. È una poesia di Guido Gozzano. E il personaggio nella poesia è nonna Speranza. Nella poesia l'amica di nonna Speranza, Carlotta canta, Speranza suona. Ecco, la canzone c'era, ma sta nella poesia di Gozzano. Per quanto riguarda Giovanna, prima al triello abbiamo scherzato, boomers, cose, sì. Millenia, X, Goldrick. Qui dobbiamo andare ancora un po', bel po' prima di Goldrick. Giovanna, la nonna del corsaro nero, personaggio TV degli anni 60, guarda qui, fanno tutti finta di non ricordarsi, in realtà. Ecco, la grandissima Anna Campoli con Pietro De Vico, coppia straordinaria, Giulio Marchetti. E quindi, per chiudere in bellezza, vedo le professoresse già armate per i festeggiamenti. Nonna Speranza, la ricetta della nonna, Giovanna, la nonna del corsaro nero, e i consigli della nonna, la nonna Sprint, cioè nonna Pina, la nonna di Tiziana. La parola è nonna! Prego! Le professoresse idealmente brindano qua insieme a noi. La prudenza non è mai troppa. Grazie Ginevra e grazie Samira. Bravissima Tiziana! Viva le nonne, viva i nonni! La parola è nonna! TG1, noi qui facciamo festa, come se ci fosse anche la nonna di Tiziana, nonna Pina e tutte le nonne e i nonni. Brava! 30.000 euro! Bel regalo a nonna, direi. Bel regalo a nonna. Direi. Brava!